Tra i punti messi nelle nuove misure dal governo del presidente Conte c'è anche quello relativo alle scuole, che dovevano avere un limite di 15 giorni di sospensione, ma con le nuove misure resteranno chiuse fino al prossimo 3 aprile. Dunque le scuole continueranno a lavorare, sia pur ottenendo la situazione per i docenti di lavorare a distanza con i loro alunni. Una misura necessaria ma dolorosa, certamente, ma è chiaro che in questo momento, con la protezione di tutta la penisola meridionale, si dovrà fare un piccolo sforzo anche per cambiare un po' le nostre consuete abitudini, cercando di rispettare le regole anche in un settore come quello scolastico, particolarmente attraversato da questa onda di virus che si spera possa finire nel giro di qualche mese, ma per adesso si andrà avanti così. Tutti i docenti e il personale saranno comunque impegnati a distanza nel garantire l'assistenza possibile per tutti gli alunni e i loro docenti. Mimmo Siena, Speciale News Web 24. Ciao Michele!